Ora la voce del consigliere Pietro Foroni, che oltre all'argomento del giorno, ovvero il piano di sviluppo regionale, ci parla anche della controversa vicenda dell'abolizione delle province, lui che ha amministrato a lungo quella di Lodi. Pietro Foroni, oggi il Consiglio si riunisce ed è una giornata importante. È una giornata importante per quanto riguarda l'amministrazione Maroni perché viene posto in votazione il piano regionale di sviluppo, cioè di fatto dove nei prossimi 5 anni vogliamo andare ad incidere. È un programma di grandissimo respiro, di grandissima portata, che tocca tutte le varie situazioni, tutte le varie tematiche, in chiave certamente macro-regionale, perché questo è il nostro obiettivo, per una regione Lombardia che vuole contare sempre di più. Vuole contare sia a livello di Stato italiano ma soprattutto anche a livello europeo, con un riconoscimento pieno, con una regione che veramente vuole incidere su quella che è la situazione territoriale e favorire i Lombardi e la Lombardia, creando occasioni di sviluppo, occasioni di lavoro, salvando il nostro tessuto economico e proiettandolo certamente verso il futuro. Si parla anche di lavoro giovanile, di attenzione al territorio, tutte bandiere anche della Lega Nord. Sì, con una differenza, che tutti ne parlano, noi facciamo le cose però, nel senso che nei prossimi giorni sarà annunciato un piano straordinario da parte del ministro Maroni, già stato annunciato, sarà specificato e delucidato nei dettagli di oltre 1 miliardo di euro di aiuti alle imprese lombarde. La Lombardia ha oltre 1 miliardo di euro per la Lombardia. Se noi pensiamo che il governo centrale ha posto per il lavoro giovanile 800 milioni di euro per tutta Italia, cioè 500 milioni solo per i disoccupati giovani del sud e 294 milioni di euro solo per i disoccupati del nord e del centro, qui si pongono chiaramente le differenze dove veramente c'è la volontà di intervenire. Un governo centrale che tende a bivaccare per salvare quella che è la situazione centrale, centralistica di questo Stato, una regione Lombardia che invece vuole investire oltre 1 miliardo di euro a favore delle nostre imprese per creare sviluppo, per creare lavoro. Ed è solo un primo passo, perché poi gli ulteriori passi contenuti anche nel piano regionale di sviluppo saranno una progressiva sburocratizzazione, perché anche la burocrazia è un costo per le imprese, per il mondo, per le imprese, anche per quelle agricole, per le associazioni. Riduzione della tassazione, quindi a partire dal bollo auto, poi in prospettiva dei ticket sanitari e riduzione della burocrazia. Noi ci siamo, abbiamo le idee chiave. E l'obiettivo è quello di trattenere almeno il 75% delle risorse sul nostro territorio. Non vogliamo aiuti da nessuno, siamo in grado di fare da soli. Se Roma continuerà ad essere sorda, ad essere cieca, anche la Lombardia dovrà comportarsi come tutte le altre regioni, che se ne fregano del patto di stabilità, che se ne fregano, delle regole, con un'unica differenza. Le altre regioni poi hanno bisogno di continui travasi di tasse dal nord al sud. Noi no, noi abbiamo i nostri soldi e vogliamo fare le opere con i nostri soldi senza chiedere niente a nessuno, ma solo quello che è nostro e che ci spetta. Altro argomento che le sta molto a cuore è quello delle province. Ci sono novità legali, chi meglio di un avvocato ci può spiegare cosa sta succedendo? Ma è successo quello che l'Unione delle Province Lombarde, gli amministratori lombardi, la stessa Regione Lombardia, tutti, lo studente di giurisprudenza che apre un libro di diritto costituzionale sapevano, cioè che i decreti Monti erano palesemente incostituzionali perché con la decretazione d'urgenza non si può modificare la Costituzione né far finta di non trasformarla mentre in realtà la si trasformava. La Corte Costituzionale ha ribadito un concetto di diritto e il dato paradossale è questo: quando parlavano che le province erano lo spreco, avremmo risparmiato un sacco di soldi, io mi chiedo se la Corte Costituzionale ha tagliato quella normativa, perché lo Stato non è intervenuto per ripristinare le risorse di bilancio che quindi sarebbero mancate? Questo chiaramente dimostra che era tutta una balla. Perché dal taglio delle province non era previsto nessun risparmio di spesa, invece era solo un modo per nascondere i reali problemi, nascondere i reali centri di spreco e far credere alla gente che tagliando le province si sarebbe risparmiato chissà che. Solo demagogia e la Corte Costituzionale ha semplicemente ripristinato una situazione di diritto palese a tutti.